On this rapping, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Salve a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovissimo video su The Sims 4 al lavoro. La nostra Sim si è appena svegliata, la nostra Anita dopo una bella dormita. Sono circa le 3.45, mamma mia, è così presto. E avevo deciso, giusto che al lavoro è andato molto bene e la promozione nessuno gliela toglie, di andare un po' a rilassarci, dai. Intanto direi di entrare senza vestiti, dai. Possiamo impostare anche il colore, eh? Vediamo un po'. Tipo verde, giallo, ok, un rosso, ok, magari tipo l'arancione così, perché ok, questo è un colore bruttissimo. Oppure giallo, no, questo arancione direi che è meglio, perfetto. Ok, amica mia, vai. Ok, dai, è il tuo momento per rilassarti. Entra. Ok, mamma mia, finalmente un po' di relax, di la verità. Dai, ti facciamo anche una bella fotografia. E naturalmente qua dentro si può fare anche il fighi fighi, attenzione. Ed ecco una cosa interessante. Perfetto, intanto lei si rilassa un po' tra le bollicine. Magari può entrarci anche con i vestiti, cioè, giusto per fare una fotografia un po' migliore. Ok, perfetto, dai, te la posso fare una bella foto. Ti puoi mettere tipo qua? Ok, sì, vai qui. Ok, spostati da quest'altra parte. Ah, ok, quindi va benissimo. Fatti fare una bella foto. Sì, sì, non tipo qua e te la fa. Ecco qua, mamma mia, ragazzi, è bellissima. Ok, vescica, sì. No, liberati un attimo la vescica. Vescica in bagno. Qua, ma il... Ah, ecco qua, era rotto. Facciamo sostituisci usa. Ah, intanto dobbiamo pagare le bollette, ragazzi, attenzione, prima che ci dimentichiamo. Andiamo da questa parte. Dov'è il mio... ecco qui. Facciamo pagare le bollette. 2000, mamma mia, quanti soldi. Poi qua facciamo mangia e igiene, perché sennò adesso ci staccano tutto. Io lo so, ci staccheranno tutto. Ok, come ti senti? Meglio? Però non vedo punti di felicità o qualcos'altro. Intanto facciamo non partecipare, sì, partecipa. Dai, così aggiustiamo un po' la vita a qualcuno. Sì, perché noi non li curiamo, noi aggiustiamo la vita, non curiamo la vita, aggiustiamo la vita. Ed è questo il giorno possibile per una bella promozione per la nostra Sim. Se riusciamo a curare giusto una persona, abbiamo la nostra promozione. Quindi dobbiamo curare una persona, solo una. Ok, siamo anche abbastanza affamati, quindi vediamo anche di darci una mossa in qualche modo. Intanto mettiamo sviluppabilità di logica, sviluppabilità di sì, logica. Te invece sviluppa l'abilità, prenditi cura di te, facciamo prima. Ok, da questa parte, vediamo un po'. Chi era la persona impossibile da curare? Non ricordo, forse è andata via. Oh, tipo, Eric Lewis. Ok, sei il mio paziente di oggi. Cerchiamo un po' di curarti in qualche modo. Campione con un tampone. Poi andiamo avanti con una bella... con la temperatura. Perfetto, dai, andiamo avanti. Questo è il giorno della promozione, lo dico io. Ve lo dico io. Ok, vieni qua. Sì. Ops, dobbiamo fare attenzione. Ok, esamina, paziente... campione, perché me lo devi far prendere, grazie. Poi ti mandiamo anche all'indirizzamento per lo sforzo fisico. Vieni con me, dai, dobbiamo vedere un po' come stai messo. Ok, poi ci andiamo ad analizzare i nostri campioni. Oh, un fantasma che lavora, attenzione. Medico, Giorgia Conti, anziana fantasma. Va benissimo, poi intanto andiamo anche ad analizzare questo campione. Perfetto, intanto siamo troppo affamati. Attenzione, dobbiamo mangiarci qualcosuccia dopo. Eh sì, siamo arrivati un po' male. Ok, torna al lettino. Dai, che non ti preoccupare. È stato completato, ma purtroppo Lucia non riesce a interpretarne l'esito. Attenzione, un po' male la cosa. Perfetto, andiamo ad analizzare ancora il nostro sim, ovviamente. Possiamo esaminargli anche gli occhi dopo. Intanto scuola. Ok, vai sempre. Visita a domicilio. Qualcuno ha chiamato l'ospedale chiedendo che un medico vada a casa sua a prestarne aiuto. Clicca sul banco della reception per andare a fare la visita a domicilio.
Va benissimo, anche se è una cosa abbastanza azzardata. Fammi finire almeno l'analisi qui. Un po' brutta la cosa. Vuoi davvero mandare il tuo sim? Sì, dai, andiamo a domicilio, vediamo un po'. Ok, però non possiamo fare tanti test. Mi sembra un po' difficile a domicilio, perché come facciamo i vari test? Dobbiamo andare un po' a fortuna? Perché questo mi sembra la giornata del perdi posizione nella tua carriera? Non lo so, però cerchiamo di fare qualcosa. Dai che la vasca idromassaggio ci aspetta a casa. Chi siamo? A casa degli alberghini, scusami. Sì, intanto siamo affamati. Esamina e dai la medicina. Chi è che sta male? Tutta questa gente, scusate. Sì, sono tutti pazienti. Esamina il paziente. Perfetto. Vieni qua. Vediamo, facciamo cura. Cura anche a domicilio. Attenzione. Perfetto. Però non sappiamo che medicina dare, vero? Ok, esaminata, però possiamo dare della medicina. Ok, dai la medicina. Ok, veloce. Poi andiamo da questa parte, esaminiamo anche quest'altro paziente. Intanto persone che vanno al lavoro, mi raccomando, sempre con questo lavoro a sodo, perché la carriera dobbiamo migliorare. Perfetto, esamina. Ok, vieni qua. Come vi sentite? Ti senti meglio? Ok, prendi, questa è la medicina. Poi vediamo un po' da questa parte. Vieni qua, c'è qualcun altro ammalato? Dovrebbero essere fino a 3 persone. Ok, abbiamo il tipo qua, Leonardo Mancini. Perfetto, andiamo a esaminare pure quest'altro paziente. Papapero, papapà, poi naturalmente torniamo all'ospedale. Vieni qua, fatti curare. Che problema hai? Ok, questo è abbastanza semplice. Ok, andiamo alla medicina. Perfetto, ok, ma guarda un po', hai aiutato e curato tutti i pazienti, meriti un abbraccio, hai fatto un ottimo lavoro, ora è il momento di tornare al lavoro, ci sono altri pazienti, clicca su tuo sim per tornare all'ospedale, ottimo, ottimo, ottimo. Però adesso dobbiamo curare un paziente nel nostro ospedale e questa è la cosa più importante da fare e ho visto che non abbiamo tanto tempo, però possiamo restare fino a tardi, giusto per avere sicuramente la nostra promozione, anche perché la nostra sim è affamata, quindi dovrà mangiare qualcosuccia. Abbiamo sbagliato noi a mandarla un po' in pessimo umore al lavoro. Perfetto, attenzione, mettiamo velocemente pausa. Stavamo curando il basettone. Dove sta? Eccolo qua. Dimmi, dimmi. Esamina paziente agli occhi. No, ti dobbiamo mettere un lettino. Ok, vieni un po' qua. Vieni tu. Scusa, posso esaminare il mio paziente? No, perché? Scusa, altre scelte? Chiama da te? No. Parapapapa, perché scusami? Io sono entrato qua. Ok, magari dai, scusa, vatti a mangiare qualcosa. Perché non mi dai. Ah, ecco qua, perfetto. Intanto, mentre ci andiamo a mangiare qualcosa, poi veniamo ad esaminare gli occhi. Dobbiamo fare un bel po' di analisi. E poi vedi che non mangia niente. Non mangia. Cioè, io dico di mangiare qualcosa e lei cosa fa? Niente. Possiamo. Vediamo un po'. Ok, possiamo rimandarlo di nuovo ai test per il Tapirulan. Ok, vieni un po' qui. Dai, lo so, siamo andati male. La prima volta siamo andati male. Questa volta cerca di impegnarti. Corri un po' più veloce. Dai, corri, corri, corri. Ok, come siamo messi? Dai. Proviamo a tornare di nuovo. Come? Ancora niente. Mamma mia, secondo me è difficile con lui. Con lui è un po' difficile. Possiamo misurare di nuovo la temperatura? No, perché naturalmente già l'abbiamo fatta. E vabbè, ragazzi. Direi di spostarci verso qualcun altro. Tipo andiamo dalla nostra sim Beatrice Rinaldi. No, questa qua neanche ce la facevamo. Perché ci dice diagnosi convincente. Possiamo però fare altre analisi. Tipo campione con un tampone. Però anche lei è abbastanza difficile. Ho paura di andare male. Oh, attenzione, ma perché tutti questi problemi oggi? Dai, campione con tampone. Poi esamina paziente. Temperatura. Ok. Convincente non è garantita. Vediamo un po' cos'altro ci chiede. Scansione del paziente. Ok, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Ok, vediamo un po'. Mi dai qualcosa di migliore? Ok, raggi X. Perfetto, ti mandiamo subito. Gli esami del paziente non hanno fornito alcun nuovo dato diagnostico. Eh sì, ma io la voglio mandare però ai raggi X. Perché non me la fai mandare?
Ah, diagnosi garantita, influenza da lama. Ok, mamma mia, ci siamo... finalmente ce l'abbiamo fatto. Quindi adesso cura il paziente con la vaccinazione per l'influenza da lama. Perfetto, adesso possiamo andare finalmente a mangiare qualcosa. Dai, corri e non farti rubare dai bulli il cibo. Perfetto, abbiamo curato il... Ok, perfetto ragazzi, promozione diciamo raggiunta effettivamente. Ok, dai, mangia tutto quello che vuoi. Dai, recupera. Ah, finalmente ragazzi, finalmente. C'è qualcosa per divertirsi, una televisione. Ok, della musica. Perfetto, dai, divertiti, te lo meriti totalmente, finalmente. No, what? Cioè, dai, ho perso giusto questo pochino. Andiamo qui ad analizzare i campioni. Effettivamente non dobbiamo, cioè, stare al lavoro senza far niente. Ok, andiamo ad analizzare. Ok, dai, veloce, prima che scade la cosa. Perfetto, vediamo un pochino. Siamo ritornati, no, mettiamo resta fino a tardi. E andiamo, cerchiamo di curare qualcun altro, perché purtroppo ci hanno dato fastidio alcune persone. Vabbè, iniziamo subito qua con scansione un campione di un con un tampone. Bla bla bla. Perfetto. Facciamo il... mandiamoti ai raggi X anche. Vediamo un pochino. Sì, perché qua il rendimento l'abbiamo perso, non è più come prima, perché il fatto che mi stavo un po' concedendo al cibo è un po' di divertimento. Mamma mia, perché queste cose bruttissime. Ok, dai, vieni un po' qua da questa parte. Vediamo un po', ti posso misurare la temperatura. Diagnosi convincente non è garantita, quindi andiamo con la temperatura. Vediamo un pochino. Ok, garantita? No. Diagnostica la malattia, esaminiamo il paziente magari di nostra cosa, scansione del corpo. Perfetto. Esamina gli occhi. Vediamo un pochino. Diagnosi ancora convincente solo. Scansione del corpo. Perfetto. Esamina. Possiamo fare ancora le orecchie. Oh, ma possiamo fare... no. Brividi, sudore, se no dobbiamo mandarlo per forza al test di sforzo. Ok, come ci chiede anche là. Perfetto, comunque la promozione ci è stata data. Ero un po' spaventato dal non riuscirci. Ok, perfetto, guadagneremo 27 in più all'ora per un totale di 95. Abbiamo ottenuto, abbiamo morso di 576 leon. Diploma di dottorato in medicina, ottimo. Ora possiamo determinare il sesso dei bambini dei sim in gravidanza. Ottimo, mamma mia. Sì, nella realtà è una cosa praticamente impossibile. Ok, perfetto, adesso possiamo andare avanti. Probabilmente anche la nostra sim è a buon passo, la nostra Anita con il suo, nel suo posto di lavoro. Vediamo un po' se anche lei riesce con una bella promozione. Ok, perfetto, ci hanno staccato tutto? Ottimo. Perfetto, andiamo da questa parte e andiamo a pagare la bolletta finalmente. Ok, ce l'ho staccato per l'ennesima volta la corrente e quant'altro. Perfetto, tutti i servizi riattivati. Ok, vediamo Giovanni, tu hai problemi di divertimento, noi non ci interessa, vai a riparare qui. Poi la nostra sim invece vescica fame, no, posto di fame, facciamo direttamente la doccia. Poi le diciamo di mangiare qualcosa e nello stesso momento va a guardare il canale comico. La nostra Anita invece, con lavoro come stai messa? Dobbiamo comunque andare insieme. Hai bisogno di mangiare qualcosuccia, io direi questo. Poi ti mandiamo in bagno, non ti preoccupare. E magari ti mettiamo che devi guardare la televisione. Invece la nostra sim qua, come stai messa? Vai a fare un po' di jogging. A scuola non riesce a ottenere di meglio perché ti manca l'abilità livello 3 e sarà proprio quella atletica, mentre proverai a dimagrire un pochino. E effettivamente però stai dimagrendo. Ok, dove corri? Fermo, fai delle vasche, no, entra di nuovo, prendi dei componenti e poi il resto l'ho buttato via. Ok, poi vai qua e ti guardi il canale attuale. Ok, perfetto, guardate come si recupera tutto in modo veloce. Ok, te problemi di vescica, ti mandiamo subito. Vediamo un pochino.
Ok, intanto vediamo la nostra sim per il prossimo giornata lavorativa. Diagnostica la malattia di 3 pazienti e curali con successo. Con attualmente infermiera diplomata livello 6. Invece lei, Anita, è detective livello 4. Io direi di andare con lei, con il detective, sì. Ok, intanto te come stai? Brava, fatti delle vasche perché ti serve tantissimo. Però un po' di socialità non è che ti fa male. Quindi magari esci fuori, vai a parlare con qualcuno della tua dolce famiglia. Ok, Lucia, come stai messa? Oh, attenzione, però devi mangiare. Vai a prendere qualcosuccia e poi ritorni qua con... ti guardi il canale attuale, come fa il tuo dolce maritino. E direi anche di fare attenzione da questa parte. Possiamo fare entra senza vestiti aggiornamento, fai fighi fighi con Lucia. Attenzione, non l'abbiamo ancora visto nell'idromassaggio e ce lo vedremo. Oh no, no, dormi, no, dormi proprio qua, no, però dormi qui, sì. Attenzione, anche la nostra sim da questa parte va benissimo, quindi le due dolci fanciulle vanno a dormire. E qui abbiamo delle persone un po' come si dice, maliziose in questo momento. Cioè, però figli no. Però fighi fischi nella vasca idromassaggio ci sta, ci sta. Ok, magari togliamo il canale comico di mezzo. Dai, stacca, finisci di mangiare. E cerchiamo di farlo, dai, amiche, no scusate, romantico, fighi fighi nella vasca idromassaggio. Possiamo andare? Ah, ok, posa, perfetto, proviamo a richiederlo, purtroppo sono un po' stupidi i nostri sim. Ok, dai, vai col fighi fighi nella vasca idromassaggio, perfetto, adesso invece è una cosa confermata, perfetto, ta 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 ta, si sale sopra, si entra, ok. Entrano entrambi. Ok, attenzione. Vediamo un pochino. Oh oh. Vediamo un pochino. Mamma mia, attenzione. Oh oh. Attenzione. Oh mamma mia. Oh. Ok, no, adesso ce la godiamo. Dove siete? Non vi vedo. Si tozzoni. Oh oh. Oh oh. Non fate cose sporche. Cioè, effettivamente stanno facendo cose co- oh oh. Ti sta chiedendo probabilmente di scendere giù. Attenzione. Ma è divertentissima l'animazione. Ok, intanto da guardare le bollicine. Oh, i cuoricini anche. Ok, si riscende per l'ennesima volta giù. Mamma mia. E vabbè, un po' di... Oh, 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 calma, calma. Ragazzi, calma, calma. Mamma mia. No. Bellissimo. No. Grandi, attenzione, cosa abbiamo ottenuto? Un più due in flirtante, fighi fighi nella vasca idromassaggio. Mamma mia, è stata bellissima questa. Ok, intanto però andiamo a recuperare un po' le nostre cose. Fammi igiene ed energia per ultimo. E mentre la nostra sim semplicemente deve andare a dormire. Comunque, grandissimo, guardate la nostra sim come flirtante. Un più due per i fighi fighi nella vasca idromassaggio. Arredamento gradevole, piatto delizioso, sensazioni buone. Poi abbiamo salita di grado. Poi vabbè, stanchezza, ce la togliamo questa. È un po' di divertimento. Ok, credo che sia l'ora di uscire adesso. Mamma mia, siete stati fantastici. Mamma mia, attenzione, mamma mia. Siete dei pazzi. Per fortuna stavano dormendo le ragazze. Cioè ragazze, la nostra sim è giovane adulta, la nostra Anita. Probabilmente anche lei potrebbe avere figli proprio lì. Attenzione, attenzione. Intanto vediamo un po' che cosa abbiamo qua. Vabbè, nulla di interessante. Ok, direi ragazzi, comunque volevo farmi la... come si chiama? Una cella dentro casa. Non so il perché, ma ci faremo la cella con tutte le cose che abbiamo. Direi di farcela. Ok, magari questa qua te la tieni per ultimo. Vai direttamente a dormire. Poi la doccia te la fai quando ti svegli. Mamma mia, ma perché rompete tutto? Poi sì, appena ti sveglierai aggiusterai. Non ti preoccupare, aggiusti tu. Tu hai rotto e tu aggiusti. E non dare colpa alle tue figliolette, eh? Mi raccomando. Papà però papà pa, intanto è stato divertente, ragazzi. Mamma mia, cioè l'Electronic Arts se la diverte. Maxis Electronic Arts si sono divertiti tanto a realizzare tutto ciò.
Ok, dai, scendiamo giù. Tu testa mi sto un po' male. Sì, poi vai qua, ti fai la doccia veloce. E poi vai a mangiare. Mi raccomando, vediamo di darci una mossa che non ci sei solo te. No, non partecipare. Vai da sola, mi spiace. Ok, scendi. Dai che vai al lavoro. Ok, ti metto ovviamente lavora sodo. Poi insieme facciamo il tutto, non ti preoccupare. Ok, la nostra Anita cerchiamo di migliorarla perché dobbiamo andare al lavoro con lei, ovviamente. E facciamo parlare con la sorella. Rivela l'invenzione brillante, perché te sei una genia. Va benissimo, dai, socializziamo. Giovanni inizia a lavorare fra circa un'ora. Benissimo, anche la nostra Anita deve andare al lavoro. Facciamo una cosa qui, trova componenti e poi butti via. Ok, intanto, mamma mia, come siamo messi in condizioni veramente pessime. Anche te vai con studia sodo. Ok, problemi, un po' di disagio, vabbè, non fa nulla. Vabbè, questo qua magari lo posso stesso, io lo butto, così togliamo un po' di lavoro ai nostri sim. E problemi di socialità, come li recuperiamo in questo momento? In nessun modo, perché andiamo subito a lavorare questa giornata lavorativa con la nostra sim, che dovrebbe essere abbastanza semplice. Però cerchiamo di impegnarci in qualche modo, perché dobbiamo adesso essere promossi. Oh là là, dai, muoviti. È caldamente consigliabile immergersi senza vestiti nelle vasche idromassaggio. E qualcosa lo sanno i nostri sim, anche se sono entrati con il costume. Non credo sia stato per tanto tempo lì. Oh, attenzione, qua abbiamo il tipo che era scappato l'altra volta, Andrea Grasso. Tutta la famiglia Grasso stiamo facendo. Ok, prima cosa direi di prendere le impronte digitali. No, ok, l'unica cosa che non ci ha chiesto. Dobbiamo perquisirlo, quindi perquisisci più le foto segnaletiche. Ok, perfetto, iniziamo la nostra giornata lavorativa. Vieni qua davanti, non farmi arrabbiare. Vedi che è già incazzata. Ok, perfetto, andiamo qua. Vieni qua, iniziamo a lavorare. Perquisisci. Ok, vediamo un pochino cosa troviamo. Attenzione, oh, più sacchi. Che cacchio è sta roba? Ok, comunque quello. Oh, delle manette. Cosa te ne fai delle manette? Comunque, sacchi da... cosi da pugile, i guantoni. Cos'è? Un microfono quello. Quante robe hai rubato? No, quanta roba hai più che altro. Ok, facciamo un attimo le foto. Stai calmo. Sì, dai che sei bellissimo. Non ti preoccupare. No. Abbiamo fatto la foto? Ok, per ultimo andiamo a interrogare il sospetto. Ok, non ci ha chiesto ancora delle... allenati per un'ora. Ok, niente impronti digitali. Ok, vieni qua, dai, che ti interrogo. Andrea sembra amichevole, ottimo. Perfetto, poliziotto buono. Iniziamo con le prove. No, iniziamo a essere buoni. Chiedi del crimine. Ok, parlaci un po' del crimine. Dai, sappiamo che sei amichevole. Ok, appare calmo, quindi senza problemi. Discuti, fai delle false promesse, fingi di controllare il telefono. No, offri una barretta, parla del più del meno, prometti. No, ok. Poliziotto cattivo. Cosa possiamo fare? Descrivi gli orrori della prigione. No. Fissa freddamente. No. Intimidisci. Vediamo un po'. Intimidendolo. Perfetto. Proviamo qualche prova. Blef. No. Mostra le foto del crimine. Lui è apparentemente calmo. Sì. Non farmi perdere tempo. Prove. Rivela la prova incriminante. Vediamo un pochino, la barra sta ancora a metà. Ok, siamo quasi al massimo. Poliziotto cattivo, intimidisci. Ok, vediamo un pochino. Com'è? Non ce la facciamo col poliziotto cattivo. Faici descrivi gli errori della prigione. Ok, descrivi gli errori della prigione. Ok, attenzione. Forse. Ok, ci manca pochissimo. Giusto qualche altra prova. Mostra la prova delle impronte digitali. E dovremmo averlo fatto. Come non ce l'abbiamo fatto ancora? Poliziotto buono. Chiedi del crimine. Muoviti. Ok. Sembra sulla difensiva. Come non ce l'abbiamo fatta? Ok. Attenzione. Siamo
Calmi, stiamo calmi, poliziotto cattivo. Fissa freddamente, fai finta di essere, fai cindolare, descrivi, chiedi una mazzetta, fai finta di essere un poliziotto matto. No, dai. Però possiamo fare con le prove sempre. Rivela la prova incriminante. Ok, ce le gliele rimettiamo di nuovo avanti. Però già l'abbiamo fatto, quindi ok, sembra sulla difensiva. Quindi possiamo fai finta di essere un poliziotto matto. Oh, attenzione, attenzione, mamma mia, oh, si è arrabbiata, mamma mia, è pazzo, mamma mia, è pazza veramente la nostra Anita. Ok, perfetto. Non so il perché, ma qualcosa mi dice. Oh, no, aspetta, si è cambiato. Perché è cambiato adesso? Poliziotto cattivo, fissa freddamente. Ok, ma ok, sembra un po' strano il tipo. Sto dicendo, che cacchio fa questa? Ok, bleffa sulle prove, il sospetto risulta colpevole, ora di mettere al fresco. Ah, perfetto, perfetto. Ottieni la confessione. Perfetto. Parla. Parla, bastardo. Muoviti. Perfetto. Adesso ti posso chiudere in cella anche a te. Vieni, vieni, vieni. Sì, non ti preoccupare. È uguale per tutti, è uguale per tutti. Ok, intanto direi di non andare in pattuglia, assolutamente no. Caso chiuso, ottimo. Direi prima cosa di andarci a fare il nostro allenamento. E poi andiamo a parlare con il capo. Abbiamo perso un po' di tempo, attenzione. Capo, come stai, eh? Tutto bene? Ok, intanto noi andiamo ad allenarci come sempre nella nostra bella palestra della caserma. Ok, giusto un'ora, poi stacchiamo, eh. Mi scoccio di per troppo tempo. Intanto sei triste? Ah, di solitudine. Vabbè, un tipo qua, c'è la tipa che parla con te adesso. Ok, fatta l'ora di allenamento, perfetto, staccati. Scendiamo giù e andiamo a parlare un po' col capo, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Nananara, pa, pa, pa. Sì, 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 sì. Ok, intanto noi ce ne andiamo in bagno perché ci stiamo facendo la pupù sotto. Ok, possiamo andare in pattuglia e ottenere un nuovo caso, direi un nuovo caso. Quindi ottieni l'assegnazione di un nuovo caso. Intanto siamo in bagno, liberiamo un po' la vescica perché siamo veramente un po' a terra. Ok, un po' di disagio, fa niente. Dai, stacca, non ti lavare le mani, fai la zozzosa. Effettivamente puzzi un pochino. Staccatevi gentilmente. Ok, assegnazione di un nuovo caso. Intanto qua facciamo resta fino a tardi perché abbiamo perso un po' di tempo, forse troppo tempo. Ok, facciamo questo riferimento incrociato della polizia con la foto della scena del crimine. Poi possiamo raggiungere magari la scena del crimine. Sì, inizia la mappa del caso. Ok, dai. L'argento l'abbiamo ottenuto, però vorremmo di meglio. Ok, magari sì, inizia la mappa. Iniziamo poi ad aggiungere vari indizi. Fai, ok, aggiungi indizi. Veloce, 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 non perdere tempo. Ok, sì, sì, vai, aggiungi indizi. Stai calma, stai calma. Soft, soft. Dai che loro ce la facciamo ad ottenerlo. Indizio scoperto. Prendi il verbale della polizia da un civile. C'è un civile in zona? Ecco qua, perfetto. Ok, lui non possiamo. C'è qualche altro civile in zona? Possibile quando voglio un civile non c'è mai. Cioè io chiedo un civile e il civile non c'è. Vabbè, vabbè, vabbè. Fa niente, fa niente. Perché ci manca pochissimo. Dobbiamo per forza raggiungere la scena del crimine, purtroppo. Oppure dobbiamo andare in pattuglia. Ok, proviamo con la pattuglia, ragazzi. Non so quanto sia buono, però con la pattuglia, magari parlando con i civili, subito facciamo. Però anche con la scena del crimine subito si faceva. Quindi adesso stiamo rischiando un pochino. Per il problema è che ci abbiamo messo troppo tempo nel parlare col tipo lì. Vabbè ragazzi, non vi preoccupate, ce la faremo, ce la faremo. Ok, mettiamo subito pausa, la cosa più importante. Oh, ma siamo fuori casa nostra. Oh, c'è anche Daddy. Ciao Daddy, che ci fai qua? Ok, trascorri 2 ore in pattuglia, chiacchiera con i civili. Papà non è un civile? Come? Papà non sei civile? Perché non sei un civile? Ok, vediamo, dovrebbe passare pure qualcuno, no? Dai, no, vai qua. Qualcuno dovrà pur passare, qualcuno un po' pazzo. Ok, dobbiamo passare 2 ore, ma 2 ore non possiamo sicuramente passare. Oh, civili, vari civili. Dai, andiamo a parlare con i civili. Tu sei un civile per noi? No, perché non siete civili? Perché non, nessuno... Ah sì, vabbè, tutti quanti poi me li considera dei civili, ovviamente. Anche Daddy, vero?
Vediamo un pochino. Scusa, puoi parlare con qualcuno? Grazie. Magari con Zoe Patel, sì. Presentazione amichevole, vai, corri, corri. Muoviti che se non tieni l'oro mi incacchio io poi. Perfetto, forse le due ore dovremo riuscire a passare. Ok, oro raggiunto, mamma mia. Giusto all'ultimo a tutto. Dai, sì, parla con altri civili, con Daddy. Diventare migliori amici con Daddy durante il posto di lavoro. Intanto fine turno, altra promozione a Detective Senior. Guadagneremo 26 in più all'ora per un totale di 78 adesso. Abbiamo anche ricevuto sbloccata la finestra specchio semiriflettente. Io sono sempre più del parere di farci la prigione in casa. La perdita dei diritti civili, attenzione, mi dà qualcosa sullo stomaco. E nuovi abiti, 416 timoleon, ci stiamo facendo strariccone in poche parole. Perfetto ragazzi, e abbiamo visto anche il cambio d'abiti. Ok ragazzi, per questo video io direi che è tutto. Ci stiamo impegnando davvero tantissimo in queste carriere, come potete ben vedere. E la prossima giornata ce l'andiamo a fare ovviamente con la nostra sim Lucia, perché dobbiamo migliorare anche nel campo medico. E per ultimo poi ci teniamo il negozio. È tempo di concludere un po' queste due carriere, che le stiamo facendo in modo abbastanza veloce. Ok, intanto direi una fotografia la facciamo. No, puzza al momento. Però te la faremo, non ti preoccupare. Ragazzi, per questo è tutto. Ci vediamo al prossimo. Arrivederci.